È stato inaugurato questa mattina all'interno dei locali del convento dei frati cappuccini il presepe vivente voluto e realizzato dagli alunni e dal personale docente della scuola San Francesco di Sciacca, plesso dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri. Un'occasione per condividere e portare avanti lo spirito e la tradizione del Santo Natale. Oltre alla Sacra Famiglia, il fabbro, il calzolaio, il fruttivendolo, le sarte, insomma la rappresentazione scenica delle arti e dei mestieri di una volta, a cui hanno contribuito anche i genitori degli studenti, in particolar modo i papà. Un bel momento di convivialità per questi bambini, lei nel duplice ruolo istituzionale di genitore. Sì, è bellissimo, è molto emozionante e un grazie veramente di cuore ai frati cappuccini che hanno rivitalizzato anche questo plesso. Un grazie alle maestre, un grazie al dirigente scolastico, al professore Graffeo che ha voluto anche fortemente questo impegno perché è una cosa molto impegnativa, dobbiamo dirlo, impegnativa per le maestre, impegnativa per i bambini, impegnativa per i genitori. E quale migliore location di realizzare un presepe dentro qua, dentro con i frati cappuccini? È la cosa, secondo me, è più bella e più emozionante che si potesse fare. È una bella emozione perché è il miracolo che si ripete, il miracolo del Natale. Quest'anno un miracolo per noi tutto speciale, tutto particolare, perché ha visto proprio protagonisti, soprattutto i papà. Sono sempre più defilati rispetto ai processi educativi dei figli, ma qui i papà sono stati i veri protagonisti, assieme alle mamme. E si sono dati da fare da più di un mese per allestire questi ambienti, per trasferire tanti beni che magari erano nelle masserie, nelle campagne, eccetera. E poi le insegnanti, tutte del plesso, ma in particolar modo l'insegnante principato e l'insegnante Bono, che hanno creduto, che continuano a credere. E qui i propositi sono quelli comunque di continuare ancora questa meravigliosa attività. Ma perché fare il presepe? Fare il presepe perché innanzitutto è fortemente collegato, è fortemente, diciamo così, stratificato nella nostra cultura e nella nostra tradizione, ma perché anche il presepe è, diciamo, un crogiolo di valori anche sociali di cui tanto oggi abbiamo bisogno. Riscoprire il valore dell'umiltà, riscoprire il valore della condivisione, riscoprire il valore di essere prossimo per gli altri. Ecco, i bambini hanno bisogno di questi valori e questi valori vanno trasferiti sia con lo studio tradizionale, con i libri, ma vanno anche trasferiti attraverso, voglio dire, attraverso il memoriale del Natale che è stato, ma che continua ad essere ogni anno, continua ad essere ogni giorno. Sarà un'iniziativa che magari sarà ripetuta anche nei prossimi anni? È un'iniziativa che già comunque negli anni scorsi era stata fatta, poi c'è stata una breve pausa, è stata ripresa e io ritengo che è un'esperienza che metterà radici profonde, anche perché i processi educativi, per essere efficaci, hanno comunque bisogno della condivisione con le famiglie. Non c'è futuro per i ragazzi se non c'è alleanza scuola-famiglia.